Marco, volevo partire da te. Ho immaginato subito Tony come personaggio dalla prima stesura della sceneggiatura. Ho detto ai miei produttori che se Tony non avesse accettato non avrei fatto il film. Mi sembra un po'. È vero, hai detto giù. È così. È vero. A questo punto, Tony, volevo chiederti qual è il punto di forza di Marco da regista? Questa è la sua terza opera. È una passione contagiosa, dare sul set, sai, tutto, soprattutto in una circostanza non facile in cui si dirige e si interpreta un film, perché quello è un coefficiente di difficoltà che moltiplica la necessità di avere una grande determinazione sul set. E io ho avuto modo di ammirare molto questo aspetto di Marco, ma soprattutto, l'ho già detto oggi, ammiro molto il coraggio di aver approfittato di una popolarità conquistata negli ultimi anni con molta fatica, con molto lavoro, per rilanciare non su territori comodi di facile commercializzazione, ma su un film che ha una complessità di linguaggio e di argomenti che lui cerca di far arrivare al pubblico, soprattutto della sua generazione che ha conquistato. Questa è la cosa che mi ha affascinato di più di questo progetto, di queste intenzioni, ed è il motivo per cui mi sono lasciato coinvolgere in questa avventura, per stare vicino a queste scelte. E Marco, da dove è nata poi la primissima esigenza di tornare dietro la macchina da presa, in questo caso anche davanti come attore, però come terza opera, 5 anni dopo, diciamo, la prima con questo film tratto anche chiaramente dal libro? Guarda, ti confesso che pur essendo un estimatore di Rea non avevo mai letto Napoli Ferrovia. Mi è stato presentato da Luciano Stella nel momento in cui insieme lavoravamo a Napoli Magica e mi sono perso veramente, mi sono perso con lui nelle strade di questa città che non riconosce, mi sono perso appresso a questo ambiguo e strano personaggio in cui si imbatte, mi sono perso in questa corsa frenetica e affannata nella ricerca di luce, di pace. Ho condiviso questo progetto con Francesco Ghiaccio, con cui scrivo da più di 20 anni. Lui ha condiviso le mie intenzioni e ci è sembrato che davvero Caracas potesse essere a bilancio un po' di questi primi 20 anni di carriera, quasi proprio un manifesto della nostra poetica, cioè di questo interesse che noi nutriamo verso la realtà, ma anche di questo desiderio di eresia e di elevarci, no? Rispetto alla cronaca della vita e di stabilirci in un mondo che sta nei sogni, nelle speranze, nelle premonizioni soprattutto. Per Lina volevo chiedere sulla costruzione del suo ruolo, che poi è da coprotagonista, appunto, avendo come regista un altro, in sostanza l'altro protagonista del film, se è stato più facile, più difficile, com'è stato? No, non mi ha fatto nessun effetto particolare, salvo nel senso che è stato un plus, qualcosa in più, perché Marco aveva in sé due sguardi diversi, quello dietro la macchina da presa e quello davanti alla macchina da presa. E per me è stato un grosso vantaggio averlo accanto. Marco, Tony, la sensazione che si ha da questa arena, che in questo Napoli è un luogo affascinante, totalizzante, dove però alla lunga sembra quasi non esserci speranza sembra quasi non potersi salvare. È sbagliato. Guarda, io non dico che è sbagliato, dico che è il tuo modo di vedere le cose, qui citando poi una grande battuta, nel senso che per me anche a conclusione di un'esperienza, non semplicemente a conclusione di una vita che può essere stata cruda, difficile, però ritrovarsi occhi negli occhi con un essere umano che ti tende la mano, per me in quel gesto c'è speranza, per me in quel gesto c'è proiezione di futuro, c'è qualcosa che continuerà a partire da quel gesto. Quindi io rispetto la tua visione, però è proprio tua ed è giusto che sia così, perché io intendo il ruolo dello spettatore come ultimo depositario del percorso di un film. Però io ce l'ho diversa da lui.
Ma credo che il film suggerisca la vicenda di persone che cercano una salvezza. Una salvezza che coincida con una chiarezza del senso del loro stare al mondo. Quindi già interrogarsi su questo e non accettare una sorta di morte in vita è un modo per fare una lettura, non direi speranzosa, ma insomma non negativa, come di un luogo dove non vi è speranza. Nel modo in cui Caracas accosta la comunità islamica, nel modo in cui Giordano Fonte si interessa al modo in cui questa comunità si occupa delle sofferenze di coloro che abbandonano il loro paese e vengono a cercare fortuna in questa, da noi, vi è anche della speranza. Grazie. 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 Grazie.